Salve ragazzi e benvenuti anche oggi per un nuovo video. Oggi trattiamo una spinosissima questione nel mondo dei videogiochi, ovvero gli shop del mercato grigio delle chiavi vendute scontate. Quei siti, ovviamente solamente, ma non solamente in realtà per PC, ci sono anche alcune chiavi per qualche console tipo Switch, che vendono chiavi a prezzi decisamente più bassi rispetto al mercato, rispetto al listino dei prezzi ufficiali dei vari client come Steam, Epic o quant'altro, ecco. Inoltre questi siti spesso vendono carte prepagate per PlayStation, per esempio, oppure per FIFA, Foot e cose del genere. Tutto con prezzi decisamente più bassi rispetto a quelli del mercato standard, che vanno dal 20% anche al 70-80%. Questi sono considerati un mercato grigio, ovvero non un mercato nero illegale, ma neanche un mercato super super clean e pulito e trasparente. Questo è un argomento molto spinoso perché molti usano anche link di affiliazione su questi siti perché chiaramente ci sono degli incentivi a usarli. E io stesso, per prova, ho messo questo link di affiliazione nella descrizione da un mesetto forse, 3 settimane, quasi così, senza mai pubblicizzarlo. Non ho mai fatto un video su questo, non ho mai messo una clip né detto prima di video che ci fosse questo link di affiliazione. E incredibilmente oggi ho visto che qualcuno l'ha usato e quindi mi sono arrivato e mi è arrivato questo 3%, cioè tipo 30 centesimi. Dato che mi è arrivato questo piccolo guadagno, che in realtà si va a accumulare su un portafoglio che può essere usato solamente per comprare giochi, e stiamo parlando di Instant Gaming, se vedete sotto in descrizione effettivamente c'è questo link di affiliazione. E allora ho deciso di parlarne per farvi partecipi della mia opinione rispetto a questo mercato, perché è appunto un argomento molto molto delicato. Sostanzialmente, se volessimo essere veramente ligi e diciamo moralmente inattaccabili, non dovremmo mai comprare da questi shop, perché appunto non si sa esattamente da dove arrivano queste chiavi, o meglio si sa perfettamente. In realtà arrivano buona parte flippando il mercato, cioè comprando da paesi le chiavi dei giochi dove i giochi costano di meno rispetto, e poi diciamo rivendendole a tutti, e quindi chi sta nei paesi diciamo più ricchi ne beneficia, perché chiaramente Cyberpunk venduto in Polonia non costa lo stesso del Cyberpunk venduto in Italia. In Polonia c'è la loro moneta che non è l'euro, e la loro diciamo vita, costo della vita è estremamente più basso, uno stipendio è 300-400 euro se paragonato. Quindi il Cyberpunk comprato in un negozio polacco probabilmente costa la metà o anche meno. Quindi quella CDK poi rigirata e venduta a un europeo la puoi vendere anche a molto di meno, facendoci comunque un margine. Immaginate questo per numeri molto molto più grandi e in paesi anche molto molto più poveri, capite bene che si possono vendere CDK di giochi flippando il mercato, che non è neanche una cosa illegale, anzi molti ci sono degli interi business su questo, come per esempio quelli che comprano in Cina e vendono in Europa lo stesso identico prodotto, lo vendono al doppio, al triplo del prezzo, ok? Quindi il problema non è tanto questo, ma è che molte chiavi in realtà vengono da carte di credito rubate, quindi deep web, carte di credito rubate, si comprano un sacco di giochi, di CDK con a gratis praticamente, perché sono rubate prima che le blocchino, e poi si rivendono a quello che si vuole, quindi si può vendere a un prezzo più basso. Questo è il motivo per il quale è un mercato grigio, perché non si sa esattamente la provenienza di queste chiavi, buona parte legalmente, buona parte illegalmente comunque vengono procurate e vengono rivendute a un prezzo più basso. Il vantaggio per il consumatore finale, cioè noi, alla fine è palese, cioè noi possiamo comprare giochi anche al day one al 20-30% di sconto, e addirittura giochi dopo qualche anno che magari sul listino ufficiale sono, che ne so, 15-20 euro, e lì li troviamo a 2 euro.
tutto da guadagnare. Io ho sempre usato questi siti, da quando esistono, cioè da più di 10 anni. Da Kingwing, tu GA, tu qualche cazzo è, Instant Gaming, li ho sempre usati. Nel momento in cui vedevo che avevo una convenienza a usarli, li ho sempre usati e non mi sono mai posto troppi problemi etici, morali. Quindi questo è il motivo per il quale alla fine ho inserito questo link e sto facendo dei test. Forse in un secondo momento effettivamente lo pubblicizzerò realmente, che c'è questo link di affiliazione, ma per adesso lo lascio lì solamente per chi è così, diciamo così, attaccato al canale, al sito, che addirittura apre le descrizioni e usa questi link, cioè che è una cosa difficilissima e rarissima. Però se volevate sapere, la mia posizione è questa. Lo so, non è un mercato totalmente clean e pulito, è un mercato grigio che esiste e non fate nulla di illegale se li comprate lì i giochi, ovviamente, perché nel momento in cui diventerà illegale, mercato nero, questi siti verranno eliminati da internet, verranno oscurati. Però finché è così la situazione, finché non c'è una legislazione precisa, finché c'è un buco, diciamo, legislativo, si possono usare e c'è una grandissima convenienza a usarli per il consumatore finale, che siamo noi. Se qualcuno dice che questo distrugge o danneggia il mercato e l'industria dei videogiochi, su questo sono mezzo e mezzo d'accordo. Questo perché, in fin dei conti, che questi giochi e queste chiavi vengono prese da carte di credito rubate o flippati appunto da un mercato dove i giochi costano di meno rispetto a un mercato dove costano di più, comunque questi giochi sono stati comprati legalmente, nel senso, cioè illegalmente in alcuni casi, però nel senso sono stati comprati da chi li vendeva in maniera ufficiale. Quindi di fatto chi li vendeva ha avuto quello che voleva, che chiedeva. Non so se mi spiego, cioè se quei giochi erano destinati a quel mercato, a quel prezzo, quello era stato preventivato e quello hanno ottenuto. Che poi venga flippato all'industria dei videogiochi non è che dovrebbe interessargli più di tanto. Nel senso, quello che hanno messo appunto in vendita è stato comunque venduto. Quello che si fa dopo è, diciamo che è un extra. Appunto, è più una questione morale, etica morale, il fatto di sapere che chiaramente quel gioco magari non era destinato a quel prezzo a voi, che siete in un mercato decisamente più ricco come quello italiano, rispetto a quello bielorusso o afghano, ok? Questa è la questione. Quindi, secondo me, in realtà, questi siti non è che danneggiano più di tanto l'industria dei videogiochi, che comunque è ricchissima, molto molto ricca, è praticamente ormai la industria più ricca, anche più di Hollywood, quindi non mi pare che abbiano questi grandi problemi, diciamo, finanziari, economici. Gli sta andando abbastanza bene. Però per il consumatore finale è sicuramente un enorme vantaggio. E se vedete un po' in giro, anche enormi creatori di contenuti utilizzano questi link di affiliazione, perché tutto sommato non è niente di illegale. È appunto, come detto, un mercato grigio. Quindi sta a voi. Se siete estremamente moralisti o etici, non dovreste comprare da questi siti, dovreste comprare sempre dai shop ufficiali. E a volte lo faccio anch'io, per esempio Cyberpunk l'ho comprato su GOG, pagandolo prezzo pieno, quando avrei potuto prenderlo su Instant Gaming a 20 euro in meno, ma lo sapevo benissimo la differenza, ho voluto dare il 100% dei soldi a CD Projekt Red perché ci tenevo. Poi, insomma, è andata come è andata, forse era meglio che lo compravo da Instant Gaming, comunque. L'importante è sapere le cose, cioè sapere la differenza tra una scelta e l'altra, poi appunto la scelta è puramente vostra. Quindi questa, per chi me l'aveva anche chiesto, è la mia opinione sui mercati grigi e i shop di chiavi scontate sul web. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, sono curioso, onestamente curioso di sapere la vostra opinione, se siete da un lato o dall'altro, perché secondo me c'è anche qualcuno che effettivamente magari preferisce sempre comprare ufficialmente a prezzo pieno perché vuole supportare al 100% l'industria.
ne sono certo. Però sono anche certo che in realtà scusate, buona parte dei giocatori, se possono, colgono l'occasione, ecco, diciamo così. Insomma, fatemelo sapere sotto nei commenti, noi ci becchiamo prossimamente per altri video qua sul canale, sempre sul gaming. Una buona giornata a tutti e statemi bene. Ciao ciao!